Ciao amici, oggi faccio fuori la seconda parte del pesce della grigliatona mista cena in amicizia, in compagnia, le tricche ballacche. Oggi faccio una ricetta un po' fighetta, diciamoci la verità, perché è una cosa che va bene se invitate la vostra donna, la vostra amica, la vostra ragazza, la vostra amica che però magari non è solo un'amica, però al momento è un'amica, eccetera, eccetera. Insomma, quella per quando ci dovete provare. Te capì? Allora, ho qua, li ho messi nel sacchetto quello safe comfort per il pesce, food. Qua ho un paio d'etti buoni di gamberi viola. I gamberi viola non sono i gamberi rossi, sono sempre siciliani, ma i gamberi rossi sono quelli più pregiati. I gamberi viola sono quelli un po' meno pregiati perché più facili da trovare, ma hanno un gusto per alcuni anche più dolce, più morbido, più piacevole, pur essendo un po' più economici. Attenzione, economici, parliamo sempre di cose che al dettaglio vengono vendute dai 45-50 euro in su, nel senso nei supermercati, non dai pescatori direttamente o nel mercato ittico. Io questi li ho acquistati, questi che mi sono rimasti, al mercato ittico si va a chilo, quelli rimasti sono stati acquistati al mercato ittico dove li ho pagati comunque 40 euro. Adesso i prezzi sono più alti, quindi vengono a 50-50 qualcosa al dettaglio, se no anche 35 ve la cavate, in tempi diciamo di vacche grasse, ma siamo in tempi di vacche magre. Pasta, gamberi, faccio una bisque o un piccolo fumetto, adesso vedo, di pesce con le teste dei gamberi, prezzemolo, quello che ci vuole nella bisque, quindi magari una carota, un pomodoro, così, aglio, olio, e andiamo. Allora, qua nel pentolino ho già messo aglio, Franco e Teresa, fresco, senza neanche bisogno di togliere l'anima, e un po' d'olio, quello della Basilicata, del centro della mozzarella. Poi qua c'è un po' di prezzemolo, metterò qualche gambo, pomodorini, la restante parte dell'aglio, le teste e qualche verdura così di contorno. Via. Qua adesso riempio con l'acqua della pasta. Ok ragazzi, cipollotto rosso di Tropea, pomodorini, aglio, olio, faccio una roba leggera, adesso metto le teste di gamberi, via. Eccoci qua. Allora, prima cosa, teste dentro, le schiacciate un po' quando le inserite, poi quando le avete inserite rigirate, così, però schiacciando proprio, bom, 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 perché deve uscire il succo, perché ragazzi, la ciccia è nel corpo, ok, quello che mangiate, ma il sapore è qua, nella testa, qua. Ok ragazzi, è il momento di sfumare, io sfumo con questo, che no, non è acqua, è grappa di Bardolino. Via. Non so, sono, scusate se balla un po' la telecamera, faccio flambé? Ma sì dai, faccio flambé, ma che cazzo me ne frega a me, faccio un flambé. Via. Che roba. Ciao proprio. Allora, ho deciso di fare una bisque. Ah, avete presente lo shock termico? Caldo freddo, freddo del pesce, roba così, della pastella fredda, poi nel caldo dell'olio seminirare di 180 gradi. Boom, stessa cosa, shock termico. Si dice di mettere del ghiaccio dentro, anzi si mette del ghiaccio. E quindi, ho il ghiaccio e lo mettiamo dentro. Shock termico, appena spento la fiamma lo faccio sciogliere. Anzi, mo la riaccendo pure quasi quasi. Allora, ho fatto una cosa semplicissima, ho scolato schiacciando semplicemente le teste, quello che rimane del succo delle teste del pentolino all'interno di questa padella nuova, tra l'altro, Tognana, no, non mi paga, è una figata, lo conoscete, chi sa di cucina conosce Tognana, fa delle robe della Madonna. Nuovo padelloni, li ho guardato qua, oggi, adesso, succo, pasta spenta, 2 minuti alla cottura, scolo e metto qua dentro risotto, gamberi pronti, vi dico che ho fatto una fatica che non potete immaginare per cose dell'intestino, che non vi ho fatto vedere perché non è il massimo dello spettacolo, ma cosa vuol dire? Che sono freschi, buoni e non puzzano, profumano, dolci, sono dei dolci. Ah, quasi dimenticavo, ho sostituito il prezzemolo, ve lo ricordate il prezzemolo di prima? No, non l'ho messo, né nella bisque né qua. Gambetto di Ventuccia e via. Ci siamo. Un'altra giratina. Questa padella è perfetta per girare. Ops, volata via. Ma tanto me la mangio io, quindi non c'è problema.
ma gira da paura. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò. Perfetto. Io ho spento e non avevo neanche quasi messo i gamberi. Li ho messi e poi ho spento. Praticamente hanno fatto 30 secondi di cottura, neanche 20 secondi. E poi si cuociono qua nel calore. Via. Allora, il piatto è praticamente pronto. Ci ho aggiunto questi tre gamberi che vengono da parte apposta per farli cuocere alla fine, così col calore della pasta quando è impiattato. Ci ho messo il gambo di mentuccia con i fiori, che intanto la piantina ha iniziato a buttare fuori i fiori. Poi io, che sono pazzo, ci metto anche una goccia, ma anzi due o tre gocce di arancio, così. Sopra. Via. E questo me lo mangio io. Ragazzi, buon appetito e buona estate a tutti. Ah, questa ricetta lo dico alla fine, ma vabbè, piuttosto che niente, ma piuttosto è quella dell'anno da quando è inaugurato il blog, l'anniversario del mio blog. Auguri al blog, auguri a me, ma soprattutto grazie a voi che mi seguite dall'inizio di questa avventura. Buona giornata a tutti. Chirurgia sperimentale.